11:56, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti su Radio Vaticana. Siamo in attesa di collegarci con Piazza San Pietro per l'Angelus di Papa Francesco. Saluto anche coloro i quali sono collegati su internet, naturalmente sul sito vaticannews.va, su Facebook e su YouTube, ma anche le emittenti collegate come Radio Luce Italia, San Benedetto del Tronto, Radio Nuova Trieste in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbe Schio e Radio Toscana. Grazie a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano anche tramite queste emittenti. Io torno a salutare Don Angelo Barra, docente stabile di teologia dogmatica all'Istituto Teologico Salernitano, docente invitato presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, ma anche parroco della Chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei, proprio a Salerno. Bentornato di nuovo, Don Angelo, grazie per essere con noi. Ecco, Don Angelo, stavamo dicendo di questo viaggio straordinario di Papa Francesco in Kazakistan. Prego, abbiamo ancora pochi minuti. Sì, e allora Papa Francesco aggiunge a queste due vie, la via della Chiesa che conduce all'uomo e l'uomo è la via della Chiesa, lui dice, è anche l'uomo è la via di tutte le religioni. E su questo lui sviluppa i due grandi discorsi, quello del 14 settembre all'apertura dell'Assemblea Plenaria e poi il discorso dopo la dichiarazione finale su due cardini. Dice, i due cardini della vita spirituale e morale delle religioni sono la trascendenza e la fratellanza. E poi in questi due discorsi lancia quelle che sono le quattro sfide alle religioni davanti all'attuale storia del mondo e anche le tre parole che possono aiutare. Le quattro sfide sono la pandemia tra vulnerabilità e cura, e qui fa un riferimento anche a un documento sia del Pontificio Consiglio del Dialogo Interreligioso che del Consiglio Ecumenico delle Chiese che aveva già affrontato il problema. La sfida della pace, l'accoglienza fraterna e la custodia della casa comune. E poi invece nel discorso finale, dopo la dichiarazione, nella plenaria che segue la dichiarazione finale il 15 settembre, lui usa tre parole, dice la pace, la donna, i giovani. E direi donna e giovani sono anche direi una piccola accentuazione di quella creatività che lui chiede alle religioni, cioè stare attenti alla donna, perché la donna certamente può aiutare sia per dare cura alla società sia per portare la pace, ma poi lui dice i giovani, perché i giovani non sono solo il presente, sono il futuro, e quindi il lavoro con i giovani significa prendere le forze dei giovani, credere nel futuro e aiutare i giovani a credere con speranza nel futuro. Ecco, Don Angelo, ci siamo, Papa Francesco si sta per affacciare, mancano pochi secondi e noi ascolteremo in diretta l'Angelus di questa domenica e poi lo commenteremo anche con te. Intanto do un colpo d'occhio alla piazza, tante persone, tanti ragazzi e tanti anche bambini presenti, molte famiglie. Ecco, Papa Francesco si è affacciato alla finestra, sentite gli applausi e tra poco ascolteremo l'Angelus di questa domenica. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola che il Vangelo della liturgia odierna ci presenta ci appare un po' difficile da comprendere. Gesù racconta una storia di corruzione, un amministratore disonesto che ruba e poi, scoperto dal suo padrone, agisce con furbizia per venire fuori da quella situazione. Ci chiediamo, in che consiste questa furbizia? È un corrotto quello che la fa. In che consiste questa furbizia e cosa vuole dirci Gesù? Dal racconto vediamo che questo amministratore corrotto finisce nei guai perché ha approfittato dei beni del suo padrone. Ora dovrà rendere conto e perderà il suo lavoro. Ma lui non si dà per vinto, non si rassegna al suo destino e non fa la vittima. Al contrario, agisce subito con furbizia, cerca una soluzione e intraprendente. Gesù prende spunto da questa storia per lanciarsi una prima provocazione e dice così: i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Capita cioè che chi si muove nelle tenebre, secondo certi criteri mondani, sa cavarsela anche in mezzo ai guai, sa essere più furbo degli altri. Invece i discepoli di Gesù, cioè noi, a
A volte siamo addormentati, oppure siamo ingenui, non sappiamo prendere l'iniziativa per cercare vie di uscita nella difficoltà. Per esempio, penso ai momenti di crisi personale, sociale e anche ecclesiale. A volte ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento, o cadiamo nella lamentela, o cadiamo nel vittimismo. Invece, dice Gesù, si potrebbe anche essere scaltri, secondo il Vangelo, essere svegli e attenti per discernere la realtà, essere creativi per cercare soluzioni buone per noi e per gli altri. Ma c'è un altro insegnamento che Gesù ci offre. Infatti, in cosa consiste la furbizia dell'amministratore, possiamo domandarci. Egli decide di farsi uno sconto a quelli che sono in debito e così se li fa amici, sperando che possano aiutarlo quando il padrone lo caccerà. Prima accumulava le ricchezze per se stesso, adesso le usa per farsi degli amici che possano aiutarlo in futuro. Sulla stessa via, rubare, no? E Gesù allora ci offre un insegnamento sull'uso dei beni. Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgono nel dimore eterno. Per ereditare la vita eterna, cioè, non serve accumulare i beni di questo mondo, ma ciò che conta è la carità che avremo vissuto nelle nostre relazioni fraterne. Ecco allora l'invito di Gesù. Non usate i beni di questo mondo solo per voi stessi e per il vostro egoismo, ma servitene per generare amicizie, per creare relazioni buone, per agire nella carità, per promuovere la fraternità ed esercitare la cura verso i più deboli. Fratelli e sorelle, anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione, come quella del Vangelo, condotte disoneste, politiche inique, egoismi che dominano le scelte dei singoli e delle istituzioni e tante altre situazioni oscure. Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci o ancora peggio lasciar correre, restare indifferenti. Al contrario, siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene, con la prudenza e la scaltrezza del Vangelo, usando i beni di questo mondo, non solo quelli materiali, ma tutti i doni che abbiamo ricevuto del Signore, non per arricchire noi stessi, ma per generare un amore fraterno e amicizia sociale. Questo è molto importante, con il nostro atteggiamento, generare amicizia sociale. Preghiamo Maria Santissima che ci aiuti ad essere come lei, povera in spirito e ricca in carità vicendevole. Angelus Dominum siavit Maria. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio per il viaggio che ho potuto compiere nei giorni scorsi in Kazakistan, in occasione del 7° congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. Mi propongo di parlarne nell'udienza generale di mercoledì prossimo. Sono addolorato per i recenti combattimenti tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Esprimo la mia spirituale vicinanza alle famiglie delle vittime ed esorto le parti a rispettare il cessate il fuoco in vista di un accordo di pace. Non dimentichiamo, la pace è possibile quando tacciano le armi e incomincia il dialogo. E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra. Desidero assicurare la mia preghiera per le popolazioni delle Marche colpite da una violenta inondazione. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto le religiose di Maria Immacolata di varie comunità in Africa, America Latina e Est Europa, come pure i fedeli di Siviglia e il gruppo secolare Nostra Signora del Cenacolo. Saluto il gruppo di Caturano, diocesi di Capua, i ragazzi della Cresima di Cazzaniga, Bergamo, e quelli di Soliera, Modena, i membri della comunità Figli in Cielo, le Pro Loco del Lazio e il gruppo dei medici veterinari della provincia di Verona con i loro familiari. Saluto anche i giovani di Economy o Francesco che oggi sono qui in piazza. Andate sempre avanti, ci vedremo a breve ad Assisi. Pensiero speciale ai poveri e ai volontari della casa di Zaccheo a Messagne. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E così l'Angelus di Papa Francesco. Noi torniamo a salutare Don Angelo Barra che ci aiuta a commentare questo Angelus. Don Angelo, hai sentito, no? Il Papa ci ha esortato a non scoraggiarci e a non cadere nella lamentela e nel vittimismo usando, diciamo così, la furbizia sempre in sintonia con il Vangelo. Sì, perché questa scaltrezza mentre il Papa parlava mi è venuta in mente un'immagine. Io ero un giovane seminarista, Giovanni Paolo II entra nello stadio San Paolo a Napoli, eravamo 90.000 giovani, ma a un certo punto questa scaltrezza, proprio come sottolinea il Papa, venne meno perché
non funzionavano più gli altoparlanti, i microfoni, e settimo un quarto d'ora il Papa parlava e noi non sentivamo, e commentai io con un altro amico seminarista: i figli di questo mondo sono più scalti dei figli delle tenebre, cioè allo stadio San Paolo non sarebbe mai accaduto per un concerto, che ne so, dei Rolling Stones ai miei cioè voglio dire, a volte è vero quello che dice. Mi è ritornata mentre parlava il Papa un'altra immagine, direi papale, proprio per dire che qualche volta, al di là dello zampino del maligno, siamo noi poi che cadiamo in delle dinamiche non solo proprio di vittimismo, di lamentela, ma anche quello.